e bentornati in un nuovo vlog. Il vlog che vi sto per mostrare in realtà è un vlog del 2022, quindi vi sto parlando dal futuro. Un anno fa, quando è venuta a visitarmi mia sorella, ho appunto girato un vlog dei giorni con lei e l'ho anche montato in gran parte. Sono dimenticata di pubblicare o di ultimare questo vlog. L'ho ritrovato proprio adesso, motivo per il quale vi sto per proporre questo video. Si tratta di un vlog abbastanza corto e prevalentemente riguardante cibo e bevande, come sempre. Tra l'altro, editando, ultimando questo video, avevo come l'impressione di aver già utilizzato alcune di queste clip. Poi però ho controllato gli altri Spain Diaries e in realtà non le ho utilizzate già, semplicemente sono molto simili. Quindi probabilmente molti di voi che già hanno visto Spain Diaries potrebbero avere la stessa impressione in alcune parti del video. Tipo quella in spiaggia sembra già presente in un altro video, ma in realtà non lo è. Ovviamente sono io che dovrei cambiare ogni tanto l'angolatura perché sembrano sempre tutte uguali. Al di là di quello, le mie giornate sono più o meno tutte molto simili, quindi non c'è poi molto di emozionante da mostrarvi. Ho pensato comunque di pubblicarlo perché obiettivamente è un peccato, avevo fatto già queste riprese e un po' mi dispiace buttarle via. E lo aggiungiamo al mio diario di ricordi qui su YouTube. Quindi anche se con un anno in ritardo lo pubblico e io vi ringrazio come sempre per il vostro supporto. Secondo voi dove sto andando con questa testa? Dal parrucchiere, finalmente! Sono passati 6 mesi e come potete vedere ormai i miei capelli sono di due colori differenti. Qui è tutto scuro e qui è tutto chiaro. Come sempre io sono nervosa di andare dal parrucchiere, ma devo dire che mi sono trovata davvero bene da questa parrucchiera, quindi speriamo che non sia un trauma uscire di lì. Direi che possiamo salutare questo disastro che ho in testa e vedremo dopo il risultato finale. Buongiorno a tutti, sto per partire, oggi è sabato e tra poco mi vedo con una mia amica e un'altra sua amica e andiamo a Granada. Sono super felice di andare, anche se oggi ci saranno dai 35 ai 39 gradi a Malaga, quindi sarà molto molto caldo. Era da tantissimo che volevo andare e siccome il tempo qui a Malaga oggi è nuvoloso, ho pensato potesse essere una buona giornata per viaggiare, nonostante appunto a Granada faccia molto molto caldo. Ovviamente vi porterò in giro con me, vi mostrerò la città, vi mostrerò l'Alhambra. Spero che il caldo torrido non ci impedisca di girare la città. Questa sera, verso la sera o la notte, torneremo a Malaga, quindi è una gita di un giorno per cambiare un po' paesaggio. Quindi siamo pronti per partire, andiamo! Maria logica e tira fuori il vento sulla vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza. Thank you.
Buonasera a tutti, mia sorella è ritornata a Malaga, sono molto felice e festeggiamo questa sera il suo ritorno andando in un ristorante che è un mix tra cucina asiatica e cucina mediterranea, un mix di cucina spagnola, sushi, non so bene che cosa aspettarmi, però ha delle ottime recensioni e le foto sono molto belle. Era da tanto tempo che volevo andare, quindi sono molto 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 felice, emozionata e non vedo l'ora ovviamente di mostrarvelo, quindi andiamo insieme. Come potete vedere dai capelli, siamo appena tornate dal mare e adesso stiamo per andare a pranzare e andiamo in un posto qui vicino che fa la paella. È da tantissimo che voglio provarlo e come tutti i posti di cui farlo. Adesso fa un po' caldo, ci sono 32-33 gradi, di solito non vado a mangiare la paella con questo caldo, però Giulia voleva provarlo da tanto tempo e anche io. Quindi adesso andiamo e vediamo. Sarà difficile scegliere la paella tra le varie opzioni. Vi farò vedere il menù perché sono davvero davvero tantissime, ma sono super emozionata di provarlo, deve essere davvero super buono.